Ciao a tutte, ciao. Anzi, ciao a tutti. Oggi, come potete vedere, è una location un po' diversa. Sono all'aperto, sono nel giardino dei miei genitori. Abbiamo fatto una piccola gita di famiglia e quindi niente, solo che volevo farvi delle presentazioni perché diciamo ho fatto altri acquisti. Quindi vi parlerò nella prima recensione di Hobby Berlino. Un ennesimo acquisto da Hobby Berlin. Sinceramente mi servivano un po' di perle di colori estivi, di cristalli di varie dimensioni, quindi ho fatto diversi acquisti. Ho acquistato anche dei rivoli e qualche Swarovski. Niente, come al solito, insomma, tutto è andato liscio. Anzi, tra le cose che avevo ordinato c'era una cosa che non avevano, quindi mi hanno chiamato direttamente al cellulare. Hanno effettuato la spedizione, credo al secondo giorno dopo l'ordine o qualcosa del genere. Adesso non mi ricordo precisamente, comunque insomma sono stati abbastanza veramente veloci. L'hanno spedito giovedì e venerdì già era arrivato, quindi insomma sono contenta, al solito l'imballaggio ha fatto tutto bene, tutto, quindi non posso dire null'altro di quanto ho già detto, insomma che funziona tutto bene, la merce mi sembra sempre di buona qualità, quindi insomma sono contentissima di questo acquisto. Bene, passo a mostrarvi quello che ho acquistato. Intanto vi saluto, cambio l'inquadratura e vi faccio vedere tutto quanto. Ciao! Ragazze, allora, questo è il pacco di Hobby Perline. È grande come, insomma, un foglio A4, anche un pochino di più. Eccolo qui. Allora, vi voglio far vedere l'imballo, perché mandano sempre molto ben imballate le cose. Allora, dentro c'è questa scatolina. Aspettate. Dentro c'è questa scatolina di cartone, vedete? Guardate la mia mano rispetto, insomma, alla scatolina. E poi vi faccio vedere, poi vi farò vedere tutto aperto, ma vi faccio vedere quando aprite cosa trovate. Ora, ovviamente questo, diciamo, era un ordine un pochino sostanzioso, nel senso che volevo prendere un po' di perle colorate, insomma avevo diverse cose da prendere. E poi appunto dei rocchetti di filo, uno diciamo che è il Fireline, eccolo qua, da 0,15 Crystal, e quest'altro che è diciamo il filo invisibile, ecco, per gli Swarovski. Allora, e poi non solo, ma vedete, questi pacchettini sono di pasta con le bolle. Dentro ci mettono praticamente dei sacchettini di plastica che contengono tutto quello che avete ordinato. Quindi, ad esempio, vedete, questo sacchetto contiene tutte praticamente poi i miei sacchettini di perle, perline, componenti e cose varie che ho ordinato. Adesso passo a stendere tutto quanto e vi faccio vedere oggetto per oggetto quello che ho acquistato. E sono molto contenta, veramente, cioè sono un po' in ritardo con la collezione estiva, tra virgolette, però avevo voglia di fare un po' di cose e quindi ho ordinato diverse cosette, insomma. Adesso ve le faccio vedere, quindi vi saluto intanto. Ciao! Disposto tutto quanto, come vedete, ho veramente tantissime pietre, pietruzze di ogni tipo. Adesso ve ne faccio vedere un po'. Vabbè, ve l'avevo già fatto vedere appunto questo che è il filo invisibile Illusion Cord da 0,25 mm e sono 50 metri. Credo che il costo sia davvero irrisorio, cioè credo siamo sui 2 euro e qualcosa. Io adesso guardate, andate su Hobby Perline per i prezzi, insomma, sono sempre gli stessi, quindi li vedete, ecco. Poi ho comprato il Fireline che sono 45 metri, Crystal, è da 0,15 mm e l'ho preso apposta appunto per iniziare a perlinare, non voglio dire non voglio dire baggianate, però spero. Poi vi faccio vedere questi tre componenti che ho preso da Hobby Perline, che sono ovviamente rame, oro e argento. E se riuscite, aspettate, forse facendo così, se riusciamo a vedere bene, vabbè, sono praticamente dei fermanastro di raso, diciamo, per appunto chiuderle, per realizzare appunto la collanina o la chiusura. E sono sia in rame sia in oro. Non so perché, ma io non riesco mai a prendervi bene le distanze. Va bene. Ok. Poi vediamo un po'. Allora, queste che sono delle perle Dark Topaz, mezzi cristalli da 12 mm. Queste sono confezioni da 5 pezzi.
queste che le volevo far vedere sono delle lampwork blu e bianche, sono miste. Guardate, cioè sono veramente bellissime. Sono molto molto carine, sono rimasta affascinata, sono particolari, giovanili, semplici, luminose, molto carine. Poi sono di tutte le forme, ecco, ce n'è qualcuna un pochino più abbombata, piatta, ce n'è qualcuna più allungata, in vetro trasparente, ma diciamo che insomma nell'insieme mi sono piaciute. È un pacchettino composto da 95 grammi, sono 22-25 pezzi all'incirca. Eccoli qua. Poi ho preso dei mezzi cristalli Nugget Sapphire da 10 mm. Sono molto carini. Poi ho preso delle perline in vetro a fiore. Queste sono di color teal, sono 13 per 8 mm, 10 pezzi. Io non so se riuscite a vederle quanto sono carine. Ecco, guardate. Poi ho preso delle perle Swarovski, queste sono brown da 10 mm. In realtà le avevo prese di un altro colore, però mi hanno telefonato, mi hanno detto che insomma non erano disponibili e quindi siccome avevo preso diverse perle con la gradazione del gold, mi sono fatte mandare queste in marrone, sono molto belle comunque e sono da 10 mm e sono 5 pezzi. Le perle Swarovski sono carinissime. Vi faccio vedere le altre. Questa qui è in bright gold da 6 mm, sempre Swarovski, sono 20 pezzi. Questa qui è in gold, 8 mm, 10 pezzi. Poi ne ho prese alcune bronze da 6 mm e questi sono meno pezzi solo perché li ho già utilizzati per fare una cosa, dopo ve la farò vedere. Poi ho preso dei colori molto estivi, questi sono dei mezzi cristalli John Kiel, eccoli qua, da 10 mm, sono 10 pezzi, mi sono piaciuti moltissimo, guardate, lo metto sul pantalone scuro per farvi vedere, sul colore scuro per farvi vedere come sono, molto carini. Poi ho preso dei mezzi cristalli Hematite, eccoli qui, da 8 mm e sono 25 pezzi, vi faccio vedere il retro, molto carini. Poi ho preso anche dei mezzi cristalli che sono in argento, in silver, da 6 mm e sono 25 pezzi. Poi ho preso, vi faccio vedere tutti i pezzi più grandi, poi piano piano quelli più piccoli. Diciamo che i 6-4 mm ne ho presi diversi perché ovviamente. Questi sono dei mezzi cristalli Siam Rabi da 10 mm, 10 pezzi. Sono veramente trasparenti e poi sono di un rosso nemmeno troppo forte, quasi light, ma molto bello. Ed è un colore ovviamente estivo. Poi, sempre per parlare di colori di perle un pochino più grandi, ho preso dei tondi in vetro di Bohemia. Questi li avevo presi già da 4 mm, mi erano piaciuti molto e l'ho ripresi. Sono un top a mix, cioè vanno dal bianco latte al dorato, al bronzato, così, e sono 25 pezzi da 8 mm. Ve li faccio vedere nel retro, guardate. Eccoli qui, sono molto belli sul fondo scuro, guardate, vedete tutte le diverse sfumature che vanno dal dark topaz chiaro al bianco latte, al bronzo, al dorato, sia trasparente che ovviamente tipo matte e così. Quindi sono veramente missi e sono molto carini. Oh, poi ho preso questi mezzi cristalli, guardate, vi li faccio vedere sul fondo scuro, forse si vedono meglio. Eccoli. E sono dei mezzi cristalli Light Sapphire da 10 mm, sono 10 pezzi. Poi ho preso, sempre sui colori del blu, ho preso dei colori in teal, dei mezzi cristalli in teal. Questi sono teal AB. Guardate quanto è bello, ma ha dei riflessi molto belli. Anche dalla bustina si vedono. Guardate il retro, ecco, dietro. Sono da 8 mm e sono 25 pezzi. Teal AB. Sempre in teal, da 6 mm, ho preso 25 pezzi da 6 mm, è solo teal però non è teal AB. E poi ho preso anche un Luster Capri blu da 6 mm,
25 pezzi. Ah, sinceramente la finitura laster non mi fa impazzire, ne ho presi già rossi un'altra volta, non mi piace moltissimo, copre la trasparenza dei mezzi cristalli che invece è bellissima, preferisco la versione AB. Poi, sempre in blu, vi faccio vedere anche un'altra cosina, sono dei mezzi cristalli acqua marina, molto belli, guardate che colore, AB 4 mm 50 pezzi. Allora, sempre continuando con i cristalli in blu, li riconoscerete, questi sono blu Montana, sono 4 mm 50 pezzi, Montana blu, sempre mezzi cristalli. Poi, sempre con i cristalli, ho comprato dei mezzi cristalli Milky White da 12 mm e sono 5 pezzi, vedete. Poi, sempre mezzi cristalli, ne ho comprati tantissimi, guardate. Questi sono Opaque Bright Orange 6 mm 25 pezzi, un colore molto estivo, molto carino. Sempre per i colori molto estivi ve ne faccio vedere un altro, che sono diciamo, si tratta di mezzi cristalli Milky Yellow, guardate che carini, da 6 mm sempre 25 pezzi, sono, a me piacciono tantissimo, ecco, persi, questi sul blu, vedete. Poi ancora colori estivissimi, molto particolari, guardate questo. Questo qui è sempre un mezzo cristallo da 4 mm ed è Jonquil Green, 4 mm, 50 pezzi. Guardate, a me piacciono tantissimo, sono proprio tanto, tanto, tanto carini. Tornando a... Ah, scusate, ancora dei cristalli particolari, vi presento questi qui che sono blu Montana, 12 mm, 5 pezzi. E non potevo non acquistarli, era tanto che ci stavo pensando. Sempre colori molto estivi, mezzi cristalli Opaque Red 4 mm 50 pezzi. Eccoli qua. Tara. Allora, mezzi cristalli Jacinth AB 4 mm 50 pezzi, è un arancio molto forte, poi AB è veramente bellissimo. Eccolo qui. Guardate, ve li faccio vedere un pochino a distanza per una definizione un pochino migliore. Lo so, la mia fotocamera non è eccezionale, però riuscite a vedere i colori. Ho un altro colore estivissimo, volevo farvelo vedere, sono questi. Eccoli, sono sempre mezzi cristalli e sono per i dot questi, 4 mm, 50 pezzi. Poi, ancora, vi volevo far vedere anche un'altra finitura, sono mezzi cristalli a rondella, vedete? Riuscite a vederli? A rondella 6x3, questi sinceramente viene dato un colore tipo emerald, però per me non sono emerald, sono più un verde prato, comunque sono molto carini, in colore estivo, 6x3 mm, 25 pezzi. Un'altra cosa molto carina che volevo farvi vedere sono questi... Eccoli qui, questi fiorellini qui, ve li ho fatti vedere pure prima in teal, sono gli stessi, solo che li ho presi nel color peridot, 13x8 mm e sono 10 pezzi, ma a me piacciono tantissimo e cercherò di inventarmi qualcosa. Sempre di qualcosa di un po' alternativo, ho preso queste qui, che sono delle foglioline, come potete vedere, sono 50 pezzi, 13x8 e sono di tutti i colori, cioè veramente c'è il rosa, il celeste, il verde chiaro, il verde scuro, il trasparente crystal, il matte bianco, il jet nero, il topaz, guardate, ce ne sono veramente tanti e sono 50 pezzi. Poi altra cosa, mezzi cristalli alessandrite, è un colore che mi è piaciuto tantissimo, molto carino, fine, delicato, sono 4 mm e sono 50 pezzi. Poi altro colore molto estivo sono questi qui, che sono hot pink, molto belli, è quasi un fucsia trasparente, 6 mm 25 pezzi, sempre mezzi cristalli, guardate. Ancora mezzi cristalli light amethyst 4 mm 50 pezzi. Comunque, insomma, se non vedete bene i colori poi li potete andare a vedere anche sul sito, ma sono molto light, ecco, molto carini. Poi anche questi mezzi cristalli lavender AB, guardate, si vede proprio, si riconosce l'AB, e devo dire che gli AB dei mezzi cristalli sono molto belli come gli Swarovski.
Allora, poi ho comprato ancora una cosa molto carina. Siccome avevo già comprato delle Miyuki, non volevo comprarne altre prima di provare a perlinare. Mettete che non mi piace, non credo, ma mettete che non mi piace, insomma. Magatama Toco da 3 mm Opaque White. Sono bellissime, belle, belle, belle. Queste le ho dovute comprare. Non ho comprato altre Miyuki, ma queste le ho dovute comprare. Ci farò qualche decorazione carina. Poi, oh mamma mia, mezzi cristalli, ne ho comprati veramente tanti ragazzi. Mezzi cristalli, white crystal da 6 mm, 25 pezzi. Matte crystal, carini. Poi ho comprato due pacchi, perché questi sono veramente il jolly, servono dappertutto, di mezzi cristalli, crystal AB da 4 mm. Li vedete gli AB quanto sono belli? Io mi sono innamorata di questi AB, penso che farò molte cose con questi. Nel pacchetto ce n'è uno un po' rovinato, ma non so se è macchiato o che altro, ma 4 mm, 50 pezzi. Di questi ne ho presi due pacchi, quindi eccolo qui l'altro. Poi ne ho presi anche due invece di cristal normali, eccoli qua, sempre da 4 mm, 50 pezzi. Ah ragazzi, un colore, un altro colore molto estivo. Ah, sempre da 4 mm, scusate, ho preso anche i mezzi cristalli Milky White. Sì, tra l'altro, diciamo, non è un milky uniforme, nel senso che le perline hanno, sono, diciamo, lattiginose in maniera diversa, ecco. Non so come spiegarmelo, però c'è quelle, ci sono quelle più trasparenti e quelle meno trasparenti. Comunque va bene, vanno bene, insomma, sono molto carine, io già l'avevo usate questo genere. Un altro colore molto carino è questo qui, lo vedete? È un metallico. Ed è un violet metallico da 4 mm. Anche questo è molto carino, ma la cosa che lo contraddistingue è che ci sono dentro sia perline molto metalliche, quasi a copertura della, diciamo, della trasparenza, sia perline invece trasparenti. Comunque sono molto carine, sono miste. Comunque, insomma, mi sono piaciute, ecco, è un colore molto carino. Un'altra cosa che ho acquistato questa volta, e questo per provarlo, sono dei mezzi cristalli Crystal AB da 3 mm, perché ho visto diverse creazioni che si potevano fare anche con gli Swarovski da 3 mm. Tra l'altro li ho acquistati, però ho provato anche ad acquistare questi. Devo dire che sono molto carini. Oh, guardate ragazzi, ho fatto un bel acquisto di Swarovski da Sabrina Cristalli, poi vi farò la recensione. Sinceramente ho avuto solamente il tempo di aprire il pacchettino, neanche di fare una piccola verifica veloce, guardate, quindi quando li vedrò poi vi farò sapere. Oh, poi un'altra cosa molto carina che penso di aver acquistato sono questi cubi da 8 mm, sono di vetro, questi sono Milk White, eccoli qui, e sono 10 pezzi. Da abbinare a questi ne ho preso anche un altro tipo, che sono in blu, light blu, da 8 mm e sono 10 pezzi, guardate, molto luminosi, guardate che luce. Insieme mi piacciono, sono una bella accoppiata, ci si può fare qualcosa di carino. Poi, oh, passiamo al sodo, perché ho preso anche qualche Swarovski, poi ho detto l'ordine grande l'ho fatto in realtà da Sabrina Cristalli, ma questo qui è un colore che non aveva, che è il Crisolite Opal da 4 mm, ma il colore Crisolite mi è piaciuto tantissimo. Opal bellissimo, molto bello, delicato, ma veramente carino, deciso anche, 48 pezzi da 4 mm. Poi ho preso degli Swarovski Crystal da 6 mm, eccoli qua, e sono 20 pezzi. E poi ho preso degli Swarovski invece da 3 mm Crystal, eccoli qua, sempre Swarovski Crystal bicono da 3 mm, 48 pezzi. Poi passiamo invece alla perlinatrice che è in me, perché ovviamente dovevo incastonare qualcosa e quindi ho azzardato ed ho comprato qualche rivoli. Questi qui sono dei rivoli, li riconoscerete dalle sfaccettate, dalla colorazione. Sono dei rivoli Swarovski Crystal Vitra Light da 14 mm e sono due pezzi. E sinceramente i prezzi che ho a Hobby Perline li ho trovati vantaggiosi. Ne ho presi anche altri due tipi da 12 mm e sono ovviamente crisolite, perché vi ho detto che mi è piaciuto moltissimo, due pezzi da 12 mm, e poi li ho presi rose, eccoli qui, e sono sempre due pezzi.
da 12 mm. Oh, poi veniamo a questa. Questa qui è un regalino che mi hanno mandato, molto carini, perché scrivono sempre, insomma, cosa ti hanno mandato e scrivono grazie. È secondo me un pensiero molto carino, non è per il regalo, perché insomma voglio dire, due perle di occhi di gatto, insomma le possiamo comprare tutti quanti, però è insomma un pensiero carino questo di scrivere grazie. Guardate quanto sono belle, sono viola, purple, vediamo se riesco a farvele vedere, le sfumature si vedono, eccole qui. Sono invernali come genere, però insomma sono veramente carine. Non le avevo mai provate di questo colore. Me le avevano mandate rosa, in altri momenti anche bianche, credo, ma mai così, queste di questo colore. Quindi insomma sono contenta. Allora, sono rimasta contenta di questo acquisto. Io vi ringrazio, vi saluto. So che è stato abbastanza lungo, dovevo fare un bel rifornimento. Quindi vi saluto. Ciao, alla prossima.